Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Quella di oggi sarà una puntata un po' diversa rispetto a quella a cui siete abituati. Dopo aver parlato così tanto tempo di misteri, oggi voglio vestire i panni dello spiegabile per far luce su alcuni grandi bufale della storia che inspiegabilmente vengono a tutt'oggi ritenute vere da moltissime persone in tutto il mondo. Si tratta di aneddoti che conosciamo molto bene e che ci sono stati ripetuti spessissimo, a scuola o in famiglia, fin da quando eravamo bambini. Tuttavia, per quanto sia difficile farsene una ragione, non sono altro che il prodotto di malintesi o menzogne ripetute così tante volte da trasformarsi in quelle che vengono considerate verità innegabili in tutto il mondo. Ecco quindi le 9 più grandi bufale della storia a cui hai sempre creduto. La mela di Newton. Iniziamo con un classico. Se vi chiedessi come Isaac Newton formulò la legge di gravitazione universale, cosa mi rispondereste? Molto probabilmente direste che fu ispirato da un momento di illuminazione causato dalla caduta di un frutto sulla sua testa, mentre sedeva all'ombra di un melo. Beh, per quanto questa versione della storia sia affascinante, la realtà è ben diversa. Newton, figlio di un contadino, nacque nel 1642 nei pressi di Grantham, in Inghilterra, e si iscrisse all'Università di Cambridge nel 1661. 4 anni dopo, a seguito di un'epidemia di peste bubbonica, l'istituto venne chiuso per diversi mesi, costringendolo a tornare a Woolsthorpe Manor, la sua casa d'infanzia. Fu durante questo periodo a Woolsthorpe che un giorno, mentre si trovava nell'orto familiare, vide cadere una mela da un albero. Non ci sono assolutamente prove che suggeriscano che il frutto sia effettivamente finito sulla sua testa, ma l'osservazione dell'evento spinse lo studioso a riflettere sul motivo per cui le mele cadono sempre dritte a terra, anziché lateralmente o in direzione contraria. Rifletté a lungo in merito a cosa si dovesse il fenomeno e dopo numerosi calcoli sviluppò la legge che tutti conosciamo. Nel 1687 la pubblicò per la prima volta nella sua opera più importante, intitolata Principia, che include anche le sue 3 leggi del moto. Nel 1726 condivise l'aneddoto della mela con William Stukeley, che lo incluse in una biografia intitolata Memoirs of Sir Isaac Newton's Life, pubblicata nel 1752. Quindi sì, una mela è stata davvero la responsabile di questa straordinaria scoperta, ma la stessa non finì mai sulla testa di Newton. Perché l'elmo dei vichinghi era dotato di corna? Per rispondere a questa domanda, sarebbe necessario riformularla. Quella corretta sarebbe: gli elmi dei vichinghi erano davvero dotati di corna? Stenterete a crederci, ma la risposta è no. Nessun studio archeologico ha mai rinvenuto tracce di elmi vichinghi con corna. E fino al 1876, i vichinghi stessi non venivano raffigurati affatto con questo tipo di elmi. Ma allora, da dove viene questa idea? Nel 1876 fu presentato Il Crepuscolo degli Dèi, l'ultima delle 4 opere liriche di Wagner, che compongono il ciclo dell'Anello del Nibelungo. E fu il costumista di queste opere il primo ad associare gli elmi cornuti ai vichinghi. Roberta Frank, una docente dell'Università di Yale, ha analizzato questo mito più in profondità e dimostrato che, 20 anni dopo la prima rappresentazione dell'opera, l'immagine dei vichinghi con questi elmi iniziò ad apparire in annunci pubblicitari, dipinti, disegni in libri per bambini e persino nel menù di una crociera scandinava del 1895. Ma non fu un caso che Wagner decidesse di includere le corna negli elmi dei personaggi dell'Anello del Nibelungo. L'opera era strettamente legata a una corrente di pensiero politico dell'epoca, il nazionalismo. I tedeschi non avevano una mitologia o un'epoca eroica propria, quindi la presero in prestito dagli scandinavi. Gli elmi cornuti facevano parte di questa strategia per collegare la storia nordica a quella tedesca, poiché gli elmi con corna erano effettivamente esistiti nella storia germanica. In Germania esistevano elmi di ogni tipo, con teste di lupi e orsi, adornati di ali d'aquila e naturalmente da corna di animali,
Ci sono illustrazioni del XVI secolo di guerrieri tedeschi che indossavano elmi con corna di toro, per esempio. Quindi, l'idea che i vichinghi indossassero questo tipo di copricapo è per lo più il frutto di un malinteso storico. Le piramidi d'Egitto furono costruite dagli schiavi. Questa è forse una delle credenze storiche più diffuse a livello mondiale. Alla domanda chi costruì le piramidi dell'antico Egitto, la prima risposta che siamo soliti dare è gli schiavi. Che ci crediate o no, anche questa è una semplice bufala. Se siete rimasti perplessi e vi state chiedendo perché questo mito sia stato sempre considerato reale dalla maggior parte di noi, sappiate che la colpa è dei diversi scrittori, studiosi e filosofi antichi che ci trasmisero quest'idea attraverso i loro scritti e ce la presentarono come un'innegabile verità. Uno dei più famosi, Erodoto, uno storico greco che visitò l'Egitto intorno al 450 a.C. e che raccontò come le piramidi fossero state erette grazie al duro lavoro di circa 100.000 schiavi. Secoli dopo, la ricerca scientifica moderna ridusse il numero suggerito da Erodoto a circa 10.000 individui, continuando però a dar credito all'idea che gli operai fossero davvero soggetti ridotti in schiavitù. Fu negli anni 90 che lo scienziato Zahi Hawass, uno degli egittologi più famosi al mondo, si rese conto dell'inganno. Durante le sue ricerche portò alla luce numerosi resti fossili appartenenti agli operai che parteciparono alla costruzione di quelle maestose opere. Dal modo in cui furono sepolti, dall'ubicazione delle loro tombe e dai cibi che erano soliti consumare, identificati grazie all'analisi dei resti rinvenuti sul fondo di antichi recipienti, Hawass e la sua squadra conclusero che i costruttori delle piramidi fossero uomini liberi, che svolgevano un lavoro retribuito e che venivano trattati addirittura con occhio di riguardo da parte della popolazione. Insomma, persone fidate che ricevevano uno stipendio alla stregua di veri e propri operai specializzati, altro che schiavi. Van Gogh si tagliò un orecchio per amore. Tra i vari personaggi storici che si sono guadagnati la reputazione di inguaribili romantici, c'è senza ombra di dubbio Van Gogh, l'unico che sacrificò per amore addirittura una parte del suo corpo. La storia del pittore che si tagliò un orecchio per amore è conosciuta da tutti. Ma fu davvero così? I documenti storici esistenti sulla vita di Vincent Van Gogh, comprese le lettere tra lui e il fratello minore Theo, testimoniano che verso la fine della sua vita la sua salute mentale degenerò in modo drastico. Secondo il Van Gogh Museum, Vincent si tagliò l'orecchio sinistro il 23 dicembre 1888, durante la prima di una serie di gravi crisi che lo afflissero fino al tragico suicidio portato a termine un anno e mezzo dopo. La ragione principale del suo tormento fu causato dal progressivo deterioramento della sua amicizia con il pittore Paul Gauguin. Questo atto non fu altro che la conseguenza di un peggioramento dei suoi disturbi mentali e non il risultato di una prova d'amore per una donna. Sebbene l'idea di Van Gogh, che si priva di una parte del suo corpo per amore, sia estremamente romantica, purtroppo non è altro che un mito. Nerone. Per cosa è noto l'imperatore romano Nerone? Beh, per diverse cose direte voi, ma soprattutto per aver causato il famoso incendio di Roma nel 64 d.C. Secondo quanto si racconta, in quell'occasione Nerone non solo avrebbe dato fuoco alla città, ma anche suonato la lira mentre Roma veniva divorata dalle fiamme. Una scena terribile, vero? Che dimostra la completa noncuranza del reggente di fronte alla tragedia. Ma se vi dicessi che la storia della lira è solo una leggenda, probabilmente non avreste grandi problemi ad accettarlo. Sarebbe sicuramente più difficile invece convincervi della sua innocenza per quanto riguarda l'incendio, vero? Beh, per quanto ciò possa entrare in conflitto con quanto ci è sempre stato raccontato, oggigiorno il fatto che Nerone sia stato responsabile della tragedia è stato smentito categoricamente. Secondo alcuni documenti dell'epoca, durante l'incendio, Nerone si trovava nella sua villa di Antium, a ben 56 km da Roma, quindi è praticamente impossibile che sia stato lui ad appiccare il fuoco. Tra l'altro, approfittando della distruzione dovuta all'incendio, l'imperatore fece ricostruire la città in stile greco. Iniziò a costruire un prodigioso palazzo denominato la Casa d'Oro. L'unica ragione per cui gli si attribuì la colpa di quanto accaduto
si deve alla cattiva reputazione che seppe guadagnarsi di fronte all'opinione pubblica ai suoi tempi e al desiderio della popolazione di peggiorare ancora di più la sua già pessima fama. Insomma, una fake news creata ad hoc per farlo apparire ancora più spregevole di quanto si dice fosse e per fargli perdere il favore di coloro che ancora lo supportavano. Nulla di più. Nulla di più. Nulla di più. I bagni di sangue di Elizabeth Báthory. La contessa Elizabeth Báthory era una nobildonna ungherese che divenne nota soprattutto per la sua spropositata crudeltà. Fu accusata di aver torturato e ucciso numerose giovani donne nella sua vita. Per questo motivo venne soprannominata la sanguinaria o la contessa vampiro. Nella cultura popolare si ritiene che la contessa Báthory fosse solita uccidere le sue serve vergini per poi immergersi nel loro sangue, in modo da preservare la sua giovinezza. La credenza ebbe origine nell'VIII secolo e diventò una caratteristica distintiva della personalità di questo terrificante personaggio. Basti pensare quante volte la scena del bagno di sangue sia stato rappresentato in opere letterarie, cinematografiche, televisive, eccetera. Ma era davvero dedita a questa pratica? In verità, non vi sono prove che possano confermarlo. Esistono numerosi documenti che riportano il gran numero di omicidi compiuti dalla contessa durante la sua vita e le terribili torture alle quali sottoponeva le sue vittime. Durante il processo contro di lei furono innumerevoli le testimonianze in merito alle indicibili atrocità commesse dalla donna. Ma tra le stesse non figura in assoluto la pratica dei bagni di sangue. Se ne parlò solo parecchi anni dopo la sua morte, facendo presumere quindi che si tratti di una leggenda popolare, tesa a rendere questa figura storica ancora più temibile e crudele di quanto non lo fosse stata realmente. Napoleone era basso di statura. Sono sicuro che la maggior parte di voi lo ha sentito dire almeno una volta nella vita. Napoleone Bonaparte era molto basso di statura, un tappo. In verità, non è affatto così. Ammettiamolo, quando parliamo di dimensioni e proporzioni, quasi tutto è relativo. Dipende da con chi o con cosa si faccia il confronto. E mi sembra ovvio che per valutare se Napoleone fosse alto o basso, dobbiamo dare un'occhiata da vicino all'altezza media delle persone che vissero nella sua epoca. La statura media in Francia, alla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo, era di 1,64 m e Napoleone misurava 1,69 m. Insomma, non solo non era basso, ma rientrava in quella fascia di popolazione considerata ad alta statura, o perlomeno di un'altezza al di sopra della media. Quindi, da dove viene quest'idea? È presto detto. Nel 1804, Napoleone Bonaparte creò la Guardia Imperiale, un corpo d'élite all'interno della Grande Armée che inizialmente era responsabile della sicurezza personale dell'imperatore. Nel corso del tempo, questa unità divenne la forza principale in combattimento e un riflesso fedele della potenza militare francese dell'epoca. Per far parte di questo gruppo elitario era necessario soddisfare una serie di requisiti, come aver servito nell'esercito per almeno 8 anni, saper leggere e scrivere, aver dimostrato coraggio in battaglia, ma soprattutto avere un'altezza minima di 1,78 m. Quindi, se il gruppo di soldati che circondava costantemente Napoleone era significativamente più alto di lui, è logico che lui apparisse basso di statura. Ma c'è un altro colpevole da tirare in ballo. Un personaggio di nome James Gillray, noto caricaturista britannico, famoso per le sue illustrazioni basate su satira sociale e politica, particolarmente tagliente nei confronti del re Giorgio III e di Napoleone. In due delle sue illustrazioni, ispirate ai viaggi di Gulliver, raffigurò il re Giorgio III che sosteneva sulla palma della mano un Napoleone di dimensioni lillipuziane. Quella caricatura divenne così famosa ed emblematica da stravolgere completamente l'idea di Napoleone come un condottiero forte, coraggioso e imbattibile. E questa visione satirica si trasformò molti anni dopo nella ben nota credenza popolare. La Vergine di Norimberga. Se come me avete un certo gusto per il macabro, conoscerete sicuramente la Vergine di Norimberga, uno degli strumenti di tortura più spaventosi e crudeli che mente umana abbia potuto concepire. Si tratta di un enorme sarcofago di ferro con fattezze femminili. Dall'esterno poteva sembrare innocua, ma all'interno celava l'orrore. Affilate punte di ferro
collocate in modo strategico sulla superficie, che avevano lo scopo di attraversare il corpo delle vittime senza provocarne la morte immediata. Le punte non perforavano organi vitali. Si trovavano lì dove erano solo per infliggere il massimo dolore possibile, durante il maggior tempo possibile. Per rendere il tutto ancora più terrificante, la Vergine era dotata anche di due punte più lunghe e sottili, posizionate proprio a livello degli occhi, che avevano il compito di accecare la vittima che vi veniva rinchiusa dentro, rendendo ancora più insopportabile il già crudele supplizio a cui era sottoposta. Agghiacciante, vero? Se non fosse che in realtà quella della Vergine di Norimberga non è altro che una bufala di proporzioni titaniche. In effetti, questo strumento di tortura non sembra nemmeno essere esistito all'epoca dell'Inquisizione, o per meglio dire, si ritiene che non sia mai stato usato realmente, nemmeno in epoche successive. Tra l'altro, è ben noto anche il nome di chi lo inventò, un certo Johann Philipp Siebenkees, un filosofo tedesco appassionato di archeologia che affermava di averne trovato un esemplare utilizzato nel 1515 come metodo per giustiziare diversi condannati alla pena capitale. Ma non potendolo provare, finì per darsi la zappa sui piedi e portare alla luce il probabile inganno. Ma perché mai Siebenkees avrebbe dovuto inventarsi una cosa del genere? La ragione è semplice. Tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo, alcuni antiquari avidi di denaro erano soliti fabbricare falsi oggetti d'antiquariato che vendevano a persone facoltose, ma particolarmente ingenue. Tra i più richiesti, gli strumenti di tortura, oggetti che gli acquirenti amavano mettere in bella vista nelle loro case per impressionare amici e parenti. La Vergine di Norimberga acquistò subito popolarità e durante tutto il XIX secolo questi presunti strumenti di morte spuntarono fuori come funghi. Vennero acquistati non solo da persone ricche, ma anche da musei o compagnie teatrali che li usavano per mettere in scena le loro opere. Ancora oggi ve ne sono diverse custodite in musei di tutto il mondo, ma che se sia trattato di veri strumenti di tortura è una semplice credenza popolare. La bufala dei Re Magi. Ed eccoci arrivati alla bufala delle bufale, quella che mai e poi mai avrei potuto svelarvi in uno speciale di Natale, giusto per intenderci, quella dei tre Re Magi, una delle più sorprendenti e sfacciate di tutti i tempi. Perché parliamoci chiaro, chi metterebbe in dubbio il fatto che i Re Magi fossero tre, che si chiamassero Melchiorre, Gaspare e Baldassar, che visitarono Gesù pochi giorni dopo la sua nascita, guidati da una cometa? Nessuno, vero? È giunto il momento di dirvi la verità. Innanzitutto, va detto che tra gli evangelisti solo Matteo ne parla, e lo fa usando queste parole. Gesù nacque a Betlemme, una città della Giudea, ai tempi del re Erode. In quei giorni giunsero da Oriente a Gerusalemme dei saggi che si dedicavano allo studio delle stelle e chiesero: «Dov'è il re dei Giudei appena nato? Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Il re Erode, preoccupato, consultò i grandi sacerdoti e gli scribi, i quali gli confermarono che il Messia doveva nascere a Betlemme, come predetto nelle scritture. «Da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo, Israele». Allora Erode chiamò i saggi giunti dall'Oriente e disse loro che, quando lo avessero trovato, avrebbero dovuto avvisarlo. «Quando lo avrete trovato, avvisatemi, così anch'io andrò ad adorarlo». Si sapeva però che Erode aveva altre intenzioni e quando vide che i saggi non tornavano, decise di uccidere tutti i bambini maschi di età inferiore ai 2 anni. In realtà, quindi, i magi non erano dei re, ma degli studiosi, persone dotate di grande cultura. E alcune teorie sostengono che fossero almeno 12. Tuttavia, il Vangelo di Matteo prosegue così. Con queste indicazioni del re, i saggi se ne andarono e la stella che avevano visto sorgere li guidò fino a fermarsi al di sopra del luogo dove si trovava il bambino. Vedendo la stella, si riempirono di gioia. Poi entrarono nella casa di Giuseppe e videro il bimbo con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro tesori e gli offrirono oro, incenso e mirra. E in seguito, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, fecero ritorno nella loro terra, prendendo un altro cammino. E questo, ragazzi, è tutto quello che ci viene detto su di loro. Quindi,
Dove stanno le incongruenze rispetto alla versione che ci è stata raccontata? Beh, mi sembra che siano più che evidenti. Prima di tutto, come già sottolineato, non erano dei re, non erano tre e men che meno ci viene detto come si chiamassero. Ma soprattutto, sembra proprio che non si recarono nella stalla dove sarebbe nato Gesù. Matteo, infatti, parla di una casa e non di una stalla. Definisce il luogo la casa di Giuseppe e Maria. Quindi, se vogliamo dar credito alle sue parole, i magi sarebbero arrivati a Nazareth e non a Betlemme. Ma allora, da dove viene fuori la presunta versione ufficiale? Beh, sembra proprio che anche in questo caso la storia abbia subito dei piccoli ritocchi. L'idea che fossero tre è probabilmente legata ai tre tipi di doni che sarebbero stati fatti a Gesù: oro, incenso e mirra. Limitare i magi a questo numero non solo copriva la necessità di assegnare ad ognuno di loro un dono differente, ma anche di renderli artisticamente più facili da rappresentare. Voglio dire, immaginate per un pittore dell'epoca aver dovuto rappresentare 12 re magi. Sarebbe stato un lavoraccio pressoché inutile, visto che non esistevano informazioni certe su quanti fossero. E che dire poi dei loro nomi? Da dove avrebbero avuto origine? Beh, da un mosaico della Basilica di San Apollinaire Nuovo a Ravenna, risalente al VI secolo. Ma la bufala sui nostri amati re magi non finisce qui. Altro fatto che non viene menzionato nei Vangeli, ma che è stato assimilato come una verità innegabile, è che uno dei magi fosse di colore. Eppure, fino al XV secolo, le rappresentazioni li mostravano come tre uomini bianchi, differenziati unicamente dall'età. Fu solo a cavallo tra il XV e il XVI secolo, con l'arrivo del Rinascimento, che venne introdotta questa credenza probabilmente con l'intenzione di lanciare un ulteriore messaggio. L'idea che ognuno dei magi provenisse da uno dei tre continenti conosciuti fino a quel momento: Europa, Asia ed Africa. Perché il concetto che provenissero da luoghi molto remoti, quello che contava. Quanto più lontani si trovassero geograficamente i loro luoghi d'origine, maggior fascino acquistava la storia della nascita di Gesù. E per ultimo, e sono sicuro che questo elemento farà storcere il naso a molti di voi, sembra proprio che non esistano prove storiche capaci di confermare la presenza di una cometa nei cieli in quel periodo, che avrebbe potuto guidare i magi sul luogo della nascita di Gesù. Ma questo è nulla in confronto a tutte le altre imprecisioni e gli ulteriori falsi dati che ci sono stati detti su di loro. E con questa ultima grande bufala è arrivato il momento di porre la parola fine anche a questa puntata. Allora, cosa ne pensate di questi grandi fake della storia? Ne avevate sentito parlare? Quali vi hanno sorpreso maggiormente? Conoscete qualche altra grande bugia della storia simile a queste? Raccontatemela in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.